Parliamo di cinema con un importante appuntamento che si è tenuto alla Normale di Pisa e che ha visto coinvolti Toni e Peppe Servillo ed esperti quali Anna Barzotti e Augusto Sainati, docenti dell'Università di Pisa. Le conseguenze dell'amore, La bella addormentata, È stato il figlio, La grande bellezza. Grandi film italiani che vedono come protagonista uno degli attori più brillanti del nostro cinema, Toni Servillo. Questo 12 febbraio la Normale di Pisa ha ospitato i fratelli Toni e Peppe Servillo in occasione della rappresentazione teatrale tenutasi al Teatro Verdi, Le voci di dentro. Commedia di Edoardo De Filippo, composta nel 1948. Tu capisci, tuo fratello, tu, il sangue tuo, ma che aspetta che ti arrestano per se vendersi quattro scartapelle, quattro seggi scassate? Ma che vi credete, don Albè, l'uomo è carnivoro, facci renare, non guarda nemmeno il proprio sangue. L'incontro è stato organizzato in collaborazione con la Fondazione Teatro, l'Università di Pisa e la Fondazione Cerratelli di San Giuliano Terme. Un dialogo che ha toccato temi fondamentali della recitazione e della regia in allestimenti teatrali e cinematografici e che ha visto una grande affluenza di pubblico. Intanto io ringrazio il direttore, la Normale, non avrei mai immaginato e potete immaginare la timidezza di sentirmi dire che nell'82 c'era Edoardo, adesso ci sono io, insomma, io ne avverto profondamente lo scarto. Ho scelto nella circostanza del confronto con Edoardo in questo momento questo testo, perché questo testo è molto affascinante per due ragioni, una di contenuto e una formale. Quella di contenuto è piuttosto evidente: Edoardo scrive questo testo nel 48, 3 anni dopo Napoli milionaria. Questo testo è un testo che si racconta anche in maniera un po' leggendaria, ma poi Edoardo lo ha detto in un'intervista celebre a Enzo Biaggi, pare sia stato scritto in 17 ore, chi dice in 7 giorni, chi dice in 17 giorni. Il fatto sta che è stato scritto sotto una spinta creativa da una parte affascinante, come possono essere affascinanti in maniera forse un po' troppo romantica queste spinte, ma anche da una necessità, perché Edoardo era un capocomico, stava facendo la grande magia, la sorella che era la protagonista, Titina, si ammala, lui aveva degli attori scritturati, deve andare in scena, sta a Milano, si chiude in camera e scrive questo copione. Naturalmente questo copione risulta, credo per queste ragioni, uno dei copioni meno perfetti, con minore armonia dal punto di vista drammaturgico, se pensa a Filomena Martorana, Napoli milionaria, Sabato, Domenica e Lunedì, ma proprio questa imperfezione, proprio queste smagliature che ci sono nel testo fanno sì che questo testo abbia la natura di un improvviso. Qui ritorna il paragone con Molière, autore dell'improvviso teatrale, cioè di una natura in cui, come dovrebbe sempre fare il teatro, le cose più profonde si dicono con la più straordinaria semplicità. Per far venire i giovani a teatro servono spettacoli belli, non noiosi, narcisistici o esibizionistici, mentre invece si vedono spesso compagnie con capocomici esibizionisti e attorno un gruppo di attori depressi che a fine mese si prendono la paga. Queste le parole di Toni Servillo, che contengono una certa critica volta però a riportare in teatro la passione e le idee. Il teatro ti mette nella condizione quotidiana di vivere una frustrazione, perché se lo spettacolo non funziona e tu sei onesto, stai male. Il teatro ha come sua occasione fondamentale quella di poter essere contagioso, come un morbo, come un batterio, come qualche cosa che, un virus, no? Cioè il teatro deve contagiare. La prima cosa che contagia, se è vero quello che ho detto prima riguardo alla vita, è il fatto che quelle persone sul palcoscenico sono vive, contente di esserlo. I depressi invece, che ci ammanniscono la loro depressione
confezionandola con i così è, se vi pare, questa è la verità, signori, la verità, oppure madre, madre, eccetera, ma chi se ne frega? Cioè, voglio dire, è quello ovviamente, ma io, cioè, un ragazzo c'ha 100.000 volte ragione a non andare a teatro a vedere quella roba là. I ragazzi sono stati allontanati dal teatro perché si è fatto tanto teatro brutto. Brutto, proprio brutto, brutto, in questo senso brutto, depresso. Il teatro crea quelle condizioni di palpitabilità. No? Quando noi eravamo ragazzi dicevano la poesia, no, i vecchi professori dicevano qui la poesia palpita. Che volevano dire? Significa che dalla parola scritta vive, vive, vive. Cioè il teatro è una testimonianza di vita in un mondo che ci manda segnali di costante morte o di passione necrofila per la morte. Tante volte può capitare che state seduta a un tavolo, state facendo un fatto di cose, sentite alle vostre spalle una porta che sarà... Chi è? Chi è? Avanti! Chi è la porta? Avanti! Dani su, pure dalla porta, guardate da destra, guardate da sinistra, ma che, ma chi ha avuto questa porta? Ma sta porta come se era avuto essa sola? Allora di nuovo sopraggiunge la giustifica coscienza, ma poi quella, la porta si è aperta da sopra, una porta sarà messa sola, è stato un morto che era avuto la porta, ma guardate, ma ha sfottuto, si è fatta una rosata. Ed è sparito, sono esistenti. Sono sottili, non se ne vanno, sono pizzano dappertutto, sotto la città, sotto i tappeti, sotto i seggi, nelle maniche delle giacche. Voi provate a infilarvi la giacca vi ostacola in movimento, o morto se volate lì la manica della giacca. Durate fatica a infilarvi la giacca, la cosa vi innervosisce, perché la città sono sottili, sono esistenti, non si ficcano nei mobili, nelle cravatte, si ficcano nelle cravatte. La mattina voi state facendo la cravatta, no? Dice, ma com'è? La mattina non sono specchio. Un gesto, un movimento, e mi dice questa cravatta stamattina, la cravatta non mi arriva a fare, è un morto che si è infilato dentro al nodo della cravatta, ma però io capi sotto, capi coppo, un nodo che non può fare, la cravatta non va a potete fare, la cravatta stamattina non va a fare, la cravatta non va a potete fare, ecco perché non possiamo dormire la notte. Infine, uno sguardo al cinema con gli ultimi successi e un'analisi del personaggio di Jep, interpretato da Servillo nella Grande bellezza di Paolo Sorrentino. Nel personaggio di Jep è questa invenzione di un cinico sentimentale, che è Jep Gambardella, cinico sentimentale deluso, e come tutti i grandi cinici sentimentali delusi sono anche dei moralisti, che dissipa costantemente il suo talento, navigando a vista in questo vuoto che è fatto di feste, di bellezze sullo sfondo che sono quelle della città, o di bellezze nella vita privata, la ragazza di cui parlavi, o di alcuni artisti come quello che si fotografa in tutta la sua vita, eccetera. Coglie quella parola, la dissipa e diventa una... racconto, credo, piuttosto interessante di quanto si possano perdere delle occasioni o quante occasioni mancate ci lasciamo alle spalle. Ecco, questo per me è il significato più interessante che mi ha messo con entusiasmo davanti alla macchina da presa il primo giorno di riprese della Grande bellezza. Chi l'avrebbe mai immaginato? Io ho fatto 4 film con Sorrentino, quando abbiamo cominciato a fare il primo, ma chi l'avrebbe neanche mai lontanamente immaginato che andavamo a Cannes, vincevamo a Cannes? Ma non avremmo neanche immaginato, quando abbiamo cominciato a fare la Grande bellezza, che accadesse tutto questo.